conclusa con successo la terza edizione di Ciaspolando verso Sud, l'unica gara non competitiva con le ciaspole del centro-sud Italia, organizzata a Piano Ruggio di Viggianello domenica 6 marzo. Da Info Pollino, centro escursioni, e ASD Pollino Discovery, in collaborazione con lo Sci Club di Rotonda. Un centinaio di partecipanti, accorsi soprattutto dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Calabria, si sono sfidati su un percorso tecnico di circa 5 km. Tra i premiati della categoria maschile, Giovanni Santovito, Leonardo Cardone e Domenico Caporusso. Tra i premiati della categoria femminile, invece, Maddalena Carrino, Rosa Lucena, Valentina Maiolino. Da quest'anno è stato istituito anche il premio Fashion, vinto da Anna Francione, che ha corso con il vestito dei Flintstones. Hanno onorato la manifestazione anche il maratoneta Ottavio Andriani, atleta olimpionico, e Maurizio Fournier, amministratore dell'azienda veneta FTX, leader in Italia per la produzione di ciaspole. Con questa manifestazione il Parco Nazionale del Pollino, e in particolare Piano Ruggio, si presta a diventare un paradiso per tutti coloro che amano camminare sulla neve con le ciaspole.